Quando abbiamo fatto 5 respiri, srotoliamo lentamente la colonna per tornare sulle ginocchia. Ci sediamo su un fianco e arriviamo seduti con le gambe piegate, sempre separate dalla larghezza delle anche, e portiamo le mani sotto le cosce. Ci allunghiamo bene con la colonna verso l'alto, sediamo sugli ischi e al soffio dell'aria arrotondiamo la colonna, scendiamo in equilibrio sul sacro e solleviamo una gamba alla volta. Fuori salgo, inspiro, scendo, cambio. Inspiro, scendo. Continuo a alternare, ne faccio 6. Scava bene nella pancia con l'ombelico. Quando ne abbiamo fatti 6, solleviamo la gamba destra, spingo bene la gamba in avanti. E con la mano tiro la gamba verso il petto, creo una resistenza. Fuori l'aria, sollevo anche la sinistra e rimango in equilibrio sul coccige. Continuo a spingere le gambe in avanti, mantengo l'equilibrio sul coccige. Ora, inspirando, rotoliamo facendo attenzione a non andare con il peso sul collo, sulla zona cervicale. Fuori, recupero. L'equilibrio sul coccige e ancora. Continuo, ne facciamo 8. Attenzione a non avvicinare mai le gambe al petto, ma manteniamo questa distanza cosce-petto e la schiena sempre rotonda. Quando ne ho fatti 8, ritorno in equilibrio sul sacro, appoggio un piede alla volta ed inspirando mi riallineo. Scarico la colonna, appoggia la testa sopra le ginocchia, rilassa un attimo le spalle, fai 3 respiri qui. E al terzo respiro mi allungo di nuovo. Estendiamo completamente le gambe, portiamo i piedi a martello e spingiamo bene gli ischi a terra. La colonna sempre in allungamento che cresce verso l'alto, separiamo le gambe leggermente più aperte rispetto alle anche. Apriamo le braccia all'altezza delle spalle e da qui spingiamo bene in avanti i gomiti. Apro le spalle. Mantengo questa posizione spingendo bene i gomiti in avanti e i pollici delle mani verso dietro. Sento le spalle che si aprono e i muscoli vicino alle scapole che si attivano e stringono le scapole una contro l'altra. Inspirando da qui, ruotiamo il busto verso destra. Fuori, torno. E ancora, sempre verso destra. Inspiro, ruoto. Fuori torno. Continuo, ne facciamo 5 a destra e 5 a sinistra, mantenendo sempre l'allungamento della colonna verso l'alto, lo sguardo sostenuto e i gomiti spinti avanti per aprire bene le spalle. E andiamo a sinistra. Inspiro. Fuori. E ancora. Scava bene nella pancia prima di tornare al centro, attiva l'addome. E al quinto mi fermo. Rilasso le braccia. Sciogliamo un attimo le spalle. E ruota anche nell'altro senso. E torniamo adesso in quadrupedia. Separo bene le ginocchia. Andiamo a fare il gatto per scaricare bene la colonna. Al soffio dell'aria, scavo nella pancia, spingo bene il dorso verso il soffitto. Con lo sguardo cerco l'ombelico. Inspirando, recupero l'allineamento e guardo in mezzo alle mani. E ancora fuori. Cerco l'ombelico con lo sguardo. Inspiro, torno.
Spingo bene con le mani a terra per arrotondare ancora di più il tratto dorsale. E ancora due volte. Mi fermo, da qui punto gli avampiedi a terra ed espirando stacco le ginocchia e le stendo. Mantengo la posizione, spingo bene i talloni verso il pavimento, ma se non tocco a terra va benissimo. Scarico la colonna e allungo bene tutti i muscoli posteriori delle gambe. Se non riesco a mantenere le gambe tese, piego leggermente le ginocchia, va benissimo. Lo sguardo è in mezzo ai piedi. Rimaniamo 5 respiri profondi. E poi cominciamo a camminare con le mani verso i piedi. Se riesco a gambe tese, altrimenti piego leggermente le gambe, rilasso bene il collo e ora rimango con le gambe piegate. Scarico bene la colonna e al prossimo soffio dell'aria srotolo piano per salire su la testa che sale per ultima. Una volta che siamo in piedi, facciamo anche qualche esercizio di stretching per la zona cervicale. Andiamo a prendere con la mano l'orecchio sinistro e tiriamo delicatamente la testa verso il basso, spingendo la spalla sinistra verso il pavimento. Rimaniamo per 3 respiri. E cambiamo. Prendo l'orecchio destro e rimango. E vado a mettere ora entrambe le mani intrecciate dietro la nuca, spalle sempre lontane dalle orecchie e spingo piano la testa verso il basso. Rimango anche qui 3 respiri. Mantengo lo sguardo in mezzo ai piedi. Lasciamo le braccia lungo i fianchi e da qui dondoliamo piano la testa, destra-sinistra. O se me la sento, faccio tutto il giro. Una circonduzione verso destra ed una verso sinistra. E arriviamo al centro. Con gli esercizi di oggi, ovvero rolling like ball e spine twist e altri esercizi di scarico della colonna e stretch della zona cervicale, abbiamo concluso la nostra mini lezione di Pilates e quello che vi consiglio di fare è di seguire i video così come vengono caricati sul sito, cioè come una progressione, come se fosse una lezione vera e propria. E detto questo, spero che vi siate divertiti, che vi sia piaciuto. Per qualsiasi informazione potete contattarmi sul mio profilo Instagram o Facebook, Olga Bargellini, e vi aspetto a fare Pilates con me presto.